Dalla parte del Toro è venuta qui a Chieri con Franco Semioli, che è una coincidenza incredibile. In questo weekend è un triplo ex, cioè ex del Toro, della Sampdoria e del Chievo. È una cosa più unica che rara. Sì, è proprio così. Fortunatamente ho avuto la possibilità di giocare in queste tre società. E sono state tre società dove mi sono trovato benissimo, e il Toro ci ho lasciato il cuore perché è stata la mia prima squadra, dove poi ho militato anche nelle giovanili, quindi è un ricordo che porto nel cuore. Torino, Samp e Chievo, dicevamo. Iniziamo con la Samp, dato che la prima sfida per il Granata è questa. Domenica arriva l'Olimpico, una squadra molto particolare. Che partita ti aspetti? Ma sicuramente, visto i risultati che hanno ottenuto in queste prime giornate, mi attendo una bella partita, una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre, perché sono due squadre che stanno giocando bene, stanno giocando senza paura e divertono. Quindi sicuramente, il Torino vorrà fare la partita, perché comunque giocherà in casa, però dovrà fare molta attenzione a questa Sampdoria, che è una squadra molto imprevedibile. Poi davanti hanno dei giocatori che possono fare la differenza da un momento all'altro, quindi Eder, che conosco bene, è un giocatore che in questi anni è cresciuto molto, quindi sicuramente sarà una partita da tenere sott'occhio. Ma se Romagnoli vale quella cifra, 20-30 milioni, Darmian quanto doveva valere? Ma è proprio così, proprio così. A volte le società si lamentavano che Cairo alzava sempre i prezzi quando doveva vendere i giocatori, ma veramente Darmian, quei soldi li valeva tutti, se non molto di più, perché abbiamo visto come a Londra stia facendo molto bene, quindi è un giocatore importantissimo, ma soprattutto per la nostra nazionale che ne ha bisogno. Devo chiedertela questa cosa. Quanto ci sarebbe stato bene il Torino nell'Europa League di quest'anno? A vedere anche alcune figure che hanno fatto altre squadre. No, ci sarebbe stato benissimo, perché comunque abbiamo visto anche che il livello, vedendo anche la partita di ieri tra Napoli e Bruges, il livello no, non è altissimo. Il Bruges, secondo me, avesse giocato col Torino, secondo me ne avrebbero prese anche loro 2-3, quindi secondo me il Torino ci stava benissimo, però adesso bisogna pensare al campionato. Il Torino deve pensare a fare i punti per poter giocare poi più tranquillamente al resto del campionato. Io mi auguro che il Torino possa vincere domenica, perché possa continuare questa striscia positiva, ma soprattutto per i tifosi del Toro che se lo meritano, e spero che sia più in alto possibile per lungo tempo. Chievo, altra parte importante della tua carriera, anche qui tutti gli anni si dice vabbè, ma sono sempre a rischio retrocessione, intanto sono in Serie A e continuano a esserci. Io ho vissuto 4 anni a Verona. E col Chievo ed è proprio così, tutti gli anni c'è sempre lo stesso detto, che è quello di salvarsi. È una società che vuole salvarsi, è una società che poi si ottiene qualcosa in più è tutto riguadagnato, però dietro a questa società c'è veramente una grande organizzazione, sempre un accorgimento nei minimi dettagli, è quello che fa la differenza in questa società, quindi sicuramente sono contento che sia in quella posizione e mi auguro che possa restare più a lungo possibile in Serie A, perché veramente è un esempio per tutte le altre società. Tu con la Primavera del Toro, se non sbaglio, ci hai vinto un Viareggio. Ci sarà il derby, il primo derby stagionale. L'anno scorso, ecco, il Torino ha concluso alla grande un percorso con la vittoria dello scudetto. Quest'anno Moreno Longo è rimasto, sono rimasti alcuni pezzi forti, ci sono dei ragazzi giovani. Che Torino, che campionato prevedi per il Torino Primavera di quest'anno? Ma secondo me sarà un campionato molto più difficile rispetto all'anno scorso, perché comunque ha cambiato molto, però si confida molto nel lavoro che ha fatto Longo. È un ottimo allenatore, è molto preparato, io poi lo conosco, quindi gli faccio veramente un grande in bocca al lupo per questa partita, che sicuramente è sentita sia a livello giovanile che comunque a livello societario, quindi sicuramente speriamo possano fare una bella figura.